Sarà un settembre caldo sul fronte rifiuti. Ancora una volta sono i territori di Giugliano e Caivano, che già ospitano discariche e impianti di trattamento della spazzatura, ad essere stati individuati come luoghi idonei per la realizzazione di altri siti per smaltire le ecoballe. A dare il via libera al progetto della regione è stato anche l'ANAC, autorità anticorruzione, guidata dal giulianese Raffaele Cantone. I bandi scadono il 10 settembre. Entro quella data si appalteranno la costruzione degli impianti e il successivo smaltimento dei rifiuti. A Giugliano si spenderanno 19 milioni e 600 mila euro per la realizzazione degli impianti da realizzare nell'area ex Enel di Ponte Riccio e 199 milioni e 200 mila euro per lo smaltimento di 1 milione e 200 mila tonnellate di spazzatura. Quindi si pagheranno 166 euro a tonnellata. Non è chiaro quale tipo di impianto sarà realizzato. Impianto ecoballe a Giugliano, parte la procedura. Costi e caratteristiche, la poca chiarezza sul tipo di impianto e la paura che possa diventare un inceneritore a tutti gli effetti ha allarmato i cittadini giulianesi e non solo. A muoversi è anche la politica. L'ultima voce ad alzarsi è quella di Stefano Caldoro. Sì, proprio lui. L'ex governatore della Campania ha pubblicato un post sui social, che ha avuto diverse reazioni e commenti in relazione agli articoli di stampa di questi giorni. Siamo con voi, con comitati e gli amministratori di ICAIVANOE Giugliano. Non è giusto che siate sempre voi a pagare per gli errori della giunta regionale SUI Rifiuti. Questo è il contenuto del post di Caldoro, che ha scatenato non poche reazioni. Basta scavare negli archivi del web per verificare, infatti, che Caldoro è lo stesso che da governatore della Campania spingeva per costruire, proprio a Giugliano, il termovalorizzatore per bruciare le ecoballe, spalleggiato da Luigi Cesaro, che da presidente della provincia di Napoli diede il via libera all'ennesimo ampliamento di Taverna del Re. Uno dei maggiori oppositori a quel bando era Salvatore Micillo, ora sottosegretario all'ambiente. http://www.salvatoremicillo.com/tag/inceneritore/. Paradossalmente, adesso il M5S da sempre è contrario ad ogni ipotesi di incenerimento dei rifiuti e fautore del distretto del riciclo, si trova davanti un progetto voluto dalla regione Campania a guida PD, poco chiaro su tecnologia e modalità di smaltimento. Dall'altra parte, invece, quelli del centrodestra, favorevoli ad impianti di termovalorizzazione, ora sono passati dall'altra parte della barricata diventando paladini dei territori e dell'ambiente. In questo momento di confusione generale, a mancare, ancora una volta, è la voce dei cittadini.
tranne i pochi soliti, l'annuncio del via libera da parte dell'ANAC al nuovo impianto rifiuti a Giugliano pare essersi perso nell'indifferenza generale. Quella che ha condannato questa terra ad essere lo sversatoio di rifiuti di tutta Italia.